Oggi è il giorno 29-12, mancano 2 giorni al termine di questo benedetto 2021. In questo video andremo a vedere quelle che sono un po', anzi, proverò a darvi qualche consiglio per passare un ultimo dell'anno in camper in tranquillità, compatibilmente con quelle che sono le restrizioni dovute al Covid, e qualche consiglio anche per passarlo con i nostri amici animali. Camperisti, buongiorno, buongiorno a tutti. Finalmente il 2021 sta finendo. Speriamo che il 2021 vada meglio, ok? E innanzitutto, veloci, 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 do il benvenuto ai nuovi iscritti. Vi ringrazio per esservi iscritti in questo canale. Spero che possa aiutarvi nella gestione del vostro splendido camper e del fai da te in generale. Oggi un breve video per insomma, augurarvi un buon fine 2021 e un buon inizio 2022. Di che cosa parliamo oggi? Oggi molti di voi, io no perché lavoro, andranno a festeggiare il Capodanno in località diverse, piuttosto che in montagna, al mare o anche in città. E in questo video volevo provare a darvi qualche consiglio per cercare di affrontare il Capodanno in maniera più sicura e tranquilla. Allora, in primis, poche regole, cioè poche regole, pochi consigli, 4-5 al massimo. Il primo, prima di partire controlliamo il camper, controlliamo che sia tutto in regola, documenti soprattutto, quindi assicurazione, libretto, chi ha il certificato di proprietà. Poi controlliamo che la meccanica sia funzionante, quindi acqua, olio, accendiamo il camper prima di partire, controlliamo che non ci siano rumori strani, controlliamo di avere sempre con noi 1 chilo d'olio corrispondente alla gradazione che abbiamo utilizzato per il tagliando, controlliamo di avere anche 1 litro di antigelo, soprattutto in questo periodo di molto freddo, è bene avere un po' di antigelo dietro perché non si sa mai. Controlliamo che le batterie, sia quella servizi che quella motore, abbiano un voltaggio da non rischiare di rimanere per strada, quindi tenete in considerazione che devono essere pari o maggiore a 12 volt, quindi controlliamo con i nostri voltmetri, magari anche avete visto quello che ho installato io nel cruscotto che mi misura il voltaggio della batteria motore e quello del cinesino che mi controlla la batteria servizi. Anzi, in descrizione vi lascio il video dove ho montato il voltmetro per la batteria motore che può sempre servire. Controlliamo che il voltaggio sia abbastanza alto, quindi come vi dicevo superiore a 12 volt. Nell'eventualità, se abbiamo una batteria che ha un voltaggio inferiore a un pari o inferiore a 11 volt a motore spento, quindi a condizione di motore spento, vuol dire che la batteria sta per abbandonarvi. Quindi le soluzioni sono poche, o meglio, sostituite la batteria prima di partire perché rischiate magari che, soprattutto in fase di sosta con temperature molto basse come quelle che si possono verificare in montagna piuttosto che anche in città, rischiate magari di non riuscire a ripartire perché la batteria perde di voltaggio e quindi rimanete per strada. Cos'altro? Le solite cose, controlliamo la pressione delle gomme, controlliamo le gomme. Ah, cosa molto importante, ricordatevi di avere le catene a bordo perché dal 15 di novembre al 21 di aprile, credo, c'è l'obbligo di pneumatici termici o di catene, quindi di dispositivi che ci permettono di affrontare quelle che è la neve. Quindi mi raccomando, portatele perché se ci fermano e non ce l'abbiamo, siamo sanzionabili, ok? Quindi mi raccomando. Ah, e non catene da macchina, ma catene specifiche per camper. Le catene specifiche per camper sono tutte quelle catene che hanno uno spessore maggiore a 9. Anzi, io consiglio anche di utilizzare quelle da 12 o da 16, dipende comunque dal passaruota del camper. Però diciamo che in linea di massima 12 mm vanno bene, quindi non possiamo utilizzare catene per autoveicolo perché sono catene comunque appunto specifiche per le auto e quindi non possono sostenere un peso come quello di un camper. Ok, quindi diciamo che vanno benissimo le catene anche se non specifiche per camper, vanno bene anche le catene quelle per furgone. Ok, cos'altro? Passiamo nella zona ovviamente luci, frecce, stop e quant'altro, controlliamo che queste funzionino. Cos'altro? Controlliamo che il nostro cinesino funzioni, quindi prima di partire accendiamolo, facciamo il pieno di gasolio se abbiamo un serbatoio a parte, controlliamo che mantenga la temperatura e controlliamo che funzioni.
Mi raccomando, portate con voi sempre dei pezzi di ricambio come la candeletta o la termocoppia, perché magari può succedere che durante l'utilizzo del cinese si possono rompere per un X motivo. Quindi è bene avere sempre un ricambio dietro, perché se no si rischia di rimanere al freddo. Idem per la stufa, controlliamo la stufa. La stufa deve essere regolarmente funzionante. Se non abbiamo fatto la manutenzione, anche se è tardi, facciamola, cioè puliamola. Controlliamo che, di avere una bombola del gas, se non piena o comunque con una quantità necessaria che ci può servire per questo giorno o due che andiamo fuori con il camper. Cos'altro? Portiamo qualche coperta in più, perché può essere che magari per sfortuna il cinese ci abbandona, abbiamo poco gas e dobbiamo un po' gestire il gas con la stufa in maniera insomma abbastanza precisa. Quindi che cosa dobbiamo fare? Portiamoci qualche coperta in più, perché non si sa mai, magari abbiamo un pochino più di freddo, o magari la stufa fa un po' di capriccio, magari il cinese fa un po' di capriccio, quindi qualche coperta in più fa sempre comodo, ok? Tanto non saranno quelle due o tre coperte in più che ci possono dar fastidio all'interno del camper. Un altro consiglio che mi sento di darvi è quello comunque di portare sempre del cibo con voi. Una piccola spesa tanto per scrupolo, perché non si sa mai, magari possiamo rimanere bloccati in coda. E magari con i bambini piccoli, hai visto, c'è sempre necessità di avere qualche cosa da fargli sgranocchiare per farli star tranquilli. Quindi qualche biscotto, qualche merendina, insomma qualche stuzzichino da poter utilizzare in caso di emergenza o comunque anche durante un viaggio, se magari abbiamo intenzione di fare tanti chilometri. Ripeto, soprattutto per i bambini, perché da genitore di tre disgraziate sapete bene che durante i viaggi, sia in macchina che in camper, c'è sempre necessità di intrattenerli un pochino. Quindi magari con un biscottino possiamo tenerci tranquilli per qualche mezz'oretta. Cos'altro? Mi raccomando, viaggiamo sicuri, viaggiamo in tranquillità. Se abbiamo un animale a bordo, voi ben sapete che gli animali non sopportano, soprattutto i cani, i botti di fine anno. Quindi non lasciate mai il vostro cane da solo all'interno del camper, soprattutto a Capodanno, perché comunque con i botti tendono ad imporsi e hanno necessità di conforto da parte del padrone. Quindi non lasciate i vostri animali all'interno del camper da soli, a maggior ragione fuori dal camper. Questo vale anche in casa, quindi se durante il fine anno, mi raccomando, non lasciate i vostri animali da soli, ok? Se frequentiamo città e vogliamo portarci il nostro animale dietro, mi raccomando, stesso discorso, quando ci sono i botti di fine anno, consolate l'animale e non lo lasciate da solo, ok? Perché subiscono molto questi botti e hanno tanta paura, quindi mi raccomando, stiamo attenti ai nostri animali. Un altro consiglio, anche per l'animale, portatevi una copertina, portatevi qualcosa per coprirlo nell'eventualità dovesse avere freddo, ok? In linea di massima i cani soprattutto reggono bene gli sbalzi termici, però comunque una copertina non gli fa male. Mi raccomando, portate abbondante cibo, abbondante acqua, in modo tale da poter ristorare l'animale. Se durante il giorno magari andate a visitare una città e lo lasciate nel camper, lasciategli una pallina, un giochino, o anche si vendono nei supermercati quegli ossicini per intrattenerlo, oppure per esempio il Dentastick, che sono queste barrette di cibo compatte che possono aiutarlo a intrattenere e a non farlo annoiare all'interno del camper. E comunque in linea di massima non lasciate il cane in camper, a prescindere, però se proprio siete costretti lasciategli qualcosa per poterlo intrattenere. Cos'altro? Io non credo di aggiungere altro. Mi raccomando, viaggiamo in sicurezza. Se frequentiamo le città, mi raccomando, non sostiamo in luoghi, soprattutto durante l'ultimo dell'anno, in luoghi isolati, troppo isolati. E se sostiamo in libera, mi raccomando, cerchiamo di sostare vicino ad altri camper. Ovviamente non vi attaccate come al solito, sportello a sportello, però cerchiamo di stare comunque in gruppo. Non rimanete mai isolati, perché non si sa mai. Io, a prescindere, non amo molto rimanere isolato, più che altro perché avendo anche delle bambine è molto rischioso. Quindi se soprattutto durante il Capodanno magari c'è qualcuno che ha fatto un po' bisboccia, può darvi noia. Quindi mi raccomando, sostate o in campeggio, se trovate campeggi aperti, o in soste camper, o se proprio decidete di sostare in libera, cercate di sostare dove ci sono altri camper o comunque in zone dove c'è movimento, dove c'è magari un parcheggio di un supermercato piuttosto che un parcheggio pubblico, ma comunque dove ci sia transito di veicoli, che magari può dar fastidio durante la notte o comunque può disturbarvi il rumore delle macchine, però comunque
in caso di emergenza, chiamiamolo così, avete comunque possibilità di muovervi. Quindi diciamo la sosta libera può andare bene tutto l'anno per chi piace farla, per chi la vuole fare, però diciamo che nell'ultimo dell'anno sarebbe consigliabile non farla, secondo il mio punto di vista. Se bevete, ma mi sembra abbastanza logico, non vi mettete al volante, aspettate, perché insomma, al di là di quello che è il rischio personale, ma sapete tutti che intorno a noi ci sono altre persone, quindi se bevete non guidate. Se siete un gruppo e bevete tutti, mi raccomando, lasciate sempre una persona che non beva in modo tale da potervi portare a casa o comunque poter spostare il camper o la macchina. E cos'altro? Questi dal mio punto di vista erano dei piccoli consigli da potervi dare per insomma festeggiare un ultimo dell'anno in tranquillità con la vostra famiglia o con i vostri amici. Io come al solito vi auguro un buon fine 2021, spero che il 2022 vi porti molto meglio rispetto a quello che è stato il 2021 se non vi ha portato bene, speriamo che questo 2021 parta bene e continui ad andare meglio. E cos'altro? Io vi auguro tanti auguri a voi, alle vostre famiglie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!